Salve, sono lo chef Marcello Valentino della Compagnia degli Chef. Oggi prepareremo un piatto a base di vitello. Realizzeremo un croccante di vitello con crosta di pistacchio su un'insalata pantesca destrutturata. Partiamo dalle olive. Dobbiamo disidratarle in forno a 80 gradi per circa un paio d'ore. Questo è il passaggio più lungo della ricetta. Successivamente verranno essiccate. I tempi a disposizione non sono così lunghi, quindi le olive, una volta disidratate, le abbiamo frullate con un macinino oppure tritarle grossolanamente, perché comunque ci interessa dare un po' di croccantezza al piatto, ma una volta disidratate le olive saranno ancora più profumate e ancora più saporite. A questo punto dobbiamo lessare le patate e dobbiamo completamente stracuocerle, perché poi ci interesserà ottenere un qualcosa del genere. Prendiamo un bicchiere, mettiamo dentro i nostri pomodori per realizzare la nostra salsa pantesca, che si può mangiare a Pantelleria. A questi pomodorini aggiungiamo, come dicevo, un po' della patata che abbiamo stracotto e frullato in precedenza, un filo di olio. Poi uniamo un po' di acqua di cottura delle patate, un pizzico di sale, un pizzico di zucchero. Con il mini pimer andiamo a frullare. Adesso andiamo a scottare il nostro filetto di vitello. Mettiamo un po' di olio nella padella. Ecco qui il nostro filettino che dobbiamo tagliare a medaglioni, così, e andiamo a scottare circa un minuto per lato in padella. Facciamo fare un po' di crosticina e poi lo giriamo. Vi suggerisco di mantenere sempre la fiamma molto vivace, una cottura breve, circa un minuto per lato, come dicevo prima. Possiamo spegnere il fuoco e mettiamo in carta assorbente i due medaglioni di carne e far riposare per circa 3-4 minuti. Prendiamo una boule e le restanti patate che abbiamo stracotto in precedenza le andiamo a lavorare. Dobbiamo mettere un pizzichino di sale, un pizzichino di zucchero, un pochino di acqua di cottura delle stesse patate. Andiamo a lavorare con una frusta in modo tale da rendere morbido il tutto. Carichiamo il tutto in una sac à poche con un beccuccio a stella da circa 14 mm. Tagliamo la punta in modo tale da far uscire fuori i dentini del beccuccio e a questo punto siamo pronti per la mise en place. Iniziamo con mettere la nostra salsa, così. Con un pennello spennelliamo il nostro filetto con del miele, potete usare quello di acacia o quello di castagno, in base ai vostri gusti. Passiamo il nostro filettino sulla granella, mettiamo innanzitutto uno sbuffettino di purè di patate, granella di olive per dare un po' di croccantezza al piatto, la nostra cipollina, volendo possiamo anche metterne due, così. Poi andiamo a mettere un altro elemento fondamentale nell'insalata pantesca, che è il cappero, ne mettiamo due, il nostro origano fresco, una delle vere essenze della nostra Sicilia. E il piatto è pronto. Buon appetito! Gli ingredienti per 4 persone sono 4 fette di vitello da circa 200 grammi ciascuno, 300 g di granella di pistacchio, 50 g di miele, 200 g di pomodorini, 8 cipolline sotto aceto o sott'olio, 4 capperi cucunci, 300 g di patate lesse, 50 g di olive nere denocciolate, origano fresco quanto basta per guarnire, olio extravergine di oliva, sale, zucchero e un po' di acqua di cottura delle patate.